Buongiorno. Domenica mattina a Roma, quando ancora è tutto tranquillo, cosa può significare? Se non porta cortese. Cazzo. Porta cortese perché ha un sacco di disponibilità e ci si fa di mattina presto, perché è proprio di mattina presto che si possono fare i grandi affari. Generalmente i vari banchi hanno un sacco di vestite, le solite cose da banchi de bancarelle, le mutande bucate, le magliette de merda. A qualcuno frega qualcosa? No, a noi ci interessa la tecnologia. Possibilmente Blu-ray, videogiochi. Negli anni devo dire che ho fatto molti affari. Qualche settimana fa mio padre ha fatto un affare. Ha comprato una bicicletta elettrica, praticamente nuova, a 600 euro, ragazzi, con pedalata assistita. Ottimo affare. Il tipo che ce l'ha venduta se l'è venduta perché faceva il fattorino e ha detto che era iniziato a diventare estremamente scomodo dover riportare su la bici a casa sua. Aveva casa piccola, hanno provato a rubargliela più volte. In questione ho dovuto abbassare al massimo il sellino, però vabbè, dettagli. Un po' pesante, non è una bici estremamente leggera. Abbiamo aggiunto il parafango, il portapacchi non era incluso, l'abbiamo fatto montare noi in alluminio per non appesantirla troppo. Il portacellulare, le due freccette carine, molto carine. Al di là di questo nient'altro, è molto figa, sono molto soddisfatta. L'unica cosa, non ho sentito la sveglia, è un po' più tardi del solito in realtà. Adesso entreremo da una zona di Porta Portese che è francamente la più figa, perché è quella che offre la possibilità di fare un sacco di affari, quindi tecnologia, fotografia. Chiaramente parliamo sempre di prodotti assolutamente leciti e non rubati a pochi malcapitati nel mondo. Non è immorale però comprare queste cose sapendo, sì, che sono state tolte a qualcun altro, molto molto probabilmente. Come direbbe un saggio antico, sono state ciulate ad altre persone. Avvocato, me la ciulano, me la ciulano, me la ciulano. È come Robin Hood, no? Toglie i ricchi per dare i poveri. Allora, in nome di Dio, ce lo riprenderemo. In genere, quando vengo a Trastevere, cerco di trovare parcheggio davanti al palazzo del Ministero dell'Istruzione, che è questo qua, poi, fondamentalmente. Perché più si arriva prima, più è semplice trovare parcheggio. Se arrivate tardi, siete inculati. Allora, l'unico problema è il seguente. Io non so se mi fanno registrare, perché, come vi ho già detto, vendono cose anche rubate. Quindi secondo me, se io registro, vado lì con la telecamera, questi mi inculano. Però io ci proverò comunque per il bene del popolo, perché il popolo deve sapere che a Roma puoi fare gli affari veri. Cazzo! Anche cazzi vende? No, cazzo. Non penso almeno. Arriveremo nella zona dove si fanno gli affari, che sicuramente non si fanno adesso, Niccolò, gli affari, perché è troppo tardi. Io sono in modalità incognito e qui inizia il tutto, e se non mi sentirete parlare, se accadrà qualcosa, significa che non vorranno. C'è una meravigliosa PSG, c'è dei meravigliosi caschi. Mi ha sempre affascinato l'idea delle foto antiche, di persone totalmente sconosciute, no? Stai cercando qualcosa di particolare? Sì. Roba dark, possibilmente, shiny. 50 centesimi al pezzo, è la cosa bella di Porta Portese. Che poi effettivamente si possono fare un sacco di affari anche di questo tipo. Cioè, chi colleziona, chi cerca videogiochi ormai spariti. Niccolò sta verificando il valore di una carta. Qui si può trovare di tutto, ed è questa la figata, perché molto spesso il venditore non è informato e quindi fai degli affari pazzeschi. Questa è una parte di cosmetica, qua vendono profumi, cose, prodotti vari. Qua le lamette dei rasoi convengono un sacco, se ti servono le lamette dei rasoi qua convengono, un sacco di volte l'ho presa. Ricariche, costano un sacco di meno. La domanda è, perché c'è uno delle cazzo di lamette le deve pagare tipo 6 ricariche 30 euro? C'è un Nintendo DS, un pezzo storico. No, Nico. Quanto è questo? Ma ne vuoi tutti e due? No, questo qua. Solo quello? 5 euro. 5? Se ce l'ho spicci. 4, ce l'ho spicci. Bisogna saper come portare. Un Shrek necessario. Altamente necessario. Grazie. Ciao, grazie. Se a me mi dai la possibilità di acquistare Shrek, io ti posso dare anche 50 euro, ma contratterò comunque, perché poi alla fine il messaggio di Porta Portese è, sì, anche questo. Cioè, io
io ci dormo insieme dopo averlo disinfettato per bene. Qui hanno tutte le pistole da piccola, ogni volta che venivo qui con mio padre mi innamoravo. Sono sempre stata molto appassionata dalle armi, dalle cose un po' da maschiaccio. Là c'è la maschera di Mr. Flame, quando avevo ancora la maschera. Figata, a me piacciono un sacco queste cose. Quanti anni è questo giornale? Maggio 1915. Assurdo. Polaroid, gocce, giocattoli, di tutto. La qualunque. C'è una PS2 Slim. Io la mia l'ho regalata a mio cugino. Questo per giocare a Warzone a tutto al massimo è ottimo, perché c'ha una 3080 Ti. Questa è la zona più corposa, dove si possono fare gli affari migliori. Guardate se c'è. Madonna, questo l'ho pagato ad esempio 19 lo studio. Cioè, non so. This gun, è questo io so. Ecco, questo qui l'ho presi al lancio e fu tipo un affare della vita, che lo pagai 25 ed era appena uscito. Breve. Ma questo sembra il padre di Timmy Turner. Oh, Timmy! Oh no, è l'occhio del padre di Timmy! Rispetto la tua privacy e per questo busto, ma facendo valere la mia autorità di padre entro lo stesso. Guarda questo pezzo di storia. Oh, ma qui c'è Chiellini, grande Chiellini, che ha tirato la maglietta al... che ha fatto la mostra del 2010, ridategli la copertina di FIFA per favore. È difficile trovare gente che non si informa sul valore delle cose. Ad esempio abbiamo visto prima quel bancone che vendeva carte di Yu-Gi-Oh! Pieno di comunque di signori anziani, insomma di una certa età. Dici, capiranno qualcosa di carte, di valore di carte, magari hanno il nipote o comunque il figlio, qualcuno che gli dice insomma il valore stesso. Oh, cazzo, io ho la serie platino e c'è anche la serie oro. Non le vendo separate, vendo tutto, tutto il box. Poi posso vendere anche tutto lo stock se lei è interessato, Buongiorno. Guarda, caro, La magistratura. Complimenti, è un gran bell'uomo lei, Beato quella donna che glielo Quello ti ha dato del paraculo perché non hai comprato, parliamone. Praticamente devi sapere, te piano per culo, hai dei piano per culo pure te, perché sennò cioè non puoi essere insicuro, non puoi essere un po' trattenuto, perché sennò io ne approfittano. Non posso essere me stesso. Ne approfittano. Quella è recente, mo chiaramente raga no, io non mi metto a chiedere i prezzi, perché se mi metto a chiedere i prezzi quelli ci sperano. Quella su Banggood, Gear Best, la trovi più o meno, dipende dal pacchetto che prendi, però la trovi dai 300 a salire. E qui già si abbassa un po' il valore delle cose stesse. Poi questa è roba tipo negozio cinese, non c'è nulla di che. Notavo il fatto che ci siano effettivamente meno stand, anche se siamo a più di metà luglio, effettivamente più di metà luglio. Qui ad agosto generalmente ce ne sono ancora di meno, perché la gente va in ferie, insomma. E questi hanno tutti i profumi originali e li paghi tipo almeno il 40% in meno del normale, non più di tanto, perché chiaramente sono originali. Chiaramente si possono trovare, sì, però sono tutti in testa. Non so come facciano, però sono originali. State attenti a quelli che vendono i profumi, che li vendono tipo che ne hanno 4 o 5, perché io una volta mi sono lasciata fregare, non potrò mai dimenticarlo, avevo preso uno Chanel Mademoiselle, era una cagata. Dopo poco tempo ha cambiato colore e ha cambiato odore ed era palesemente fake. Però me lo merito, probabilmente me lo sono meritato. E lui è quello dei Blu-ray, tipo con i capelli bianchi. Laggiù hanno la sezione novità. Ho fatto un altro affarino, Godzilla contro King Kong a 13€, ci Blu-ray. Sta. Blu-ray, è uscito da poco, lo devo vedere tra l'altro, spero sia figo. Un po' questa cosa del cinema mi mancava, cioè non abbiamo potuto vederla al cinema per questo. Questo è un altro che ha le magliette carinelle. La casa di carta, tutto i coglioni alla casa di carta, tutto l'affetto del mondo, sono anche fan, però basta la casa di carta, basta. Ecco, questi qui sono film da Oscar. Guarda cosa c'è, questo devo censurarlo, eccolo. E sono anche censurati, questo posso farlo vedere. Ho visto quello stand che ha tutti i vestiti di Shane e li rivende. Perché? Cioè, cazzo, Shane costa un cazzo, c'ha una qualità di merda e tu me lo rivendi a prezzi più alti?
ogni tanto mi ricordo che di aver fatto un affare e per me, io sono emozionata ragazzi, scusate, ogni tanto devo rivederlo per rifarmi gli occhi. Che figata questa chiamata. Sono io quando vedo Shrek da almeno una settimana. Se volete fare un salto nel 2006, ci sono questi costumi. Ci può stare? No, Giulia. Io lo sai che da piccola li indossavo. Dovrei avere anche una foto di questa cosa. Quei costumi erano estremamente comodi. Facciamoli tornare di moda, cazzo. Mentre Nicco guarda le sue camicie, io annuncio che sta ufficialmente piovendo, quindi... Cioè, doveva piove ieri, piove oggi. La guerra dei mondi, cazzo. Adesso il buco era un Tom Cruise selvatico. No, è arrivata proprio la parte noiosa, ovvero quella dei vestiti, che fai 2 metri e ti sei rotto i c***o. Soprattutto se sono vestiti tutti uguali, monocromatici, perché io non indosso mai cose monocromatiche. Allora, siamo usciti da quel di Porta Portese. Io mi sento estremamente soddisfatta per l'acquisto dell'anno. Shrek sempre con me. Ho preso un paio di camicette per Niccolò, molto carine, molto floreali. Questo tipo di vestiario a Porta Portese lo dovete stirare, lavare, possibilmente anche dargli fuoco, giusto per togliere tutte le impurità. Che cazzo è? Oppure disinfettarle, sai in che modo? Con il sangue dell'alien, direttamente, così si bruciano, spariscono. Giulia ha un problema con gli alien in generale. Ragazzi, io sono molto fan di alien, questa è la parte più bella della giornata, ovvero quando si mangia, si prende un caffè. Fatto benissimo, ma c'è una marca, vedi, ecco, c'è una targhetta Shrek Dreamworks, è della Dreamworks, cioè è tipo originale, mi sa, è del Dreamworks, cazzo, lo adoro. E vorrei far notare, vediamo se si nota in video, da lavare c'ha la polverina ovunque, anche se lui non sembra convinto di questa cosa, perché lui è molto fiero di questa polvere, in realtà dalla sua espressione si può percepire la sua fierezza. Questa cosa mi dà molto fastidio, perché le orecchie dovevano essere un tutt'uno con la struttura della testa. Vabbè, ma chiedi troppo così. E invece l'hanno separate, anche se non si muovono. Perché questa cosa, che era evitabile, chissà la storia. La cosa che mi piace poi alla fine di questi posti è proprio scoprire la storia dietro un oggetto usato, ed è molto interessante questa cosa, se ci pensi. Quell'oggetto ha avuto un corso, la persona che l'ha avuto magari ci ha fatto le peggio cose con quell'oggetto. Dimmi la frase di Shrek. Oh santo piripillo! Oppure aspetta, cosa ci fate nella mia palude? Volevo fare un controllo veloce, voglio vedere quanto costa su Amazon. Appena nomini Amazon ai vari venditori che puoi trovare a Porta Portese, si incazzano. 15 euro e 29 centesimi. Io l'ho pagato 13 euro. Ovviamente, se venite qui, trattate il più possibile. Chiaramente i commercianti vi sparano cifre più alte. Poi sta a voi la vostra bravura nel saper contrattare. Oppure far finta di andare avanti e non essere interessati e vedere se il commerciante fa: sto perdendo un cliente, devo recuperarlo. E vi abbasserà il prezzo. Io vi ringrazio per la visione di questo video. Se siete arrivati a questo punto, potete lasciare un commento con scritto Santo Piripillo in onore a Shrek. Concludiamo il video con una poesia che corona un po' la giornata odierna. Do minore, datemi un do. Datemi un cazzo di do minore. Signore, signore, vorrei dedicare questa canzone a Principessa Fiona, Principe Shrek. Dove l'Ercole che ne fa e affronta la re. Piedi sorprese. Non c'è. Non c'è, sempre pronto. È stato molto bello e piacevole dedicare questa giornata a Shrek, coronare un po' il mio sogno di avere un pupazzo di Shrek fatto bene. Ma non era un video su Porta Portese un tempo? È diventato un video su Shrek. È giusto che sia così. Cazzo. Ok, basta. Ciao, basta.